l'ipotesi di un ospedale unico del Veneto orientale che riunisca gli attuali di Portogruaro e San Donato, annuncia il governatore Zaia. Botta e risposta via Twitter tra Brugnaro e Elton John, che l'ha definito un bigotto. Il sindaco gli scrive: se ami Venezia, tira fuori Sky. Tram, simulata un'emergenza con evacuazione sul Ponte della Libertà, valutazioni positive dei numerosi partecipanti. Balenari bis, la tregua di Ferragosto è finita, i lavori proseguono, comitati di cittadini e studenti annunciano: non ci fermiamo qui con le proteste. Mandano la vetrina in frantumi con l'auto, poi entrano nella gioielleria e fuggono col bottino, colpo grosso a Jesolo. Rapine notturne tra le calli veneziane, la polizia ha fermato una giovane coppia, uomo e donna, ritenuti responsabili di almeno un'aggressione. Reyer, rappresentazione ufficiale della squadra, 7 giocatori confermati, il greco Bramos reduce da infortunio, in prova per una settimana. Una buona serata, un benvenuto a tutti i telespettatori di TG Venezia Mestre. Come avete sentito anche dai nostri titoli, tramonta per sempre l'ipotesi di un ospedale unico nel Veneto orientale che riunisca gli attuali poli di Portogruaro e San Donà di Piave, l'ha annunciato il governatore Zaia. La Giunta regionale del Veneto ha approvato una delibera che conferma gli ospedali di Portogruaro e San Donà di Piave, mettendo una pietra tombale sull'ipotesi di un ospedale unico del Veneto orientale. Abbiamo deciso oggi, mantenendo fede all'impegno preso con i cittadini, ma soprattutto prendendo atto che i sindaci non hanno trovato un accordo sul polo unico. Quindi si va verso un ospedale non più unico, ma la valorizzazione, l'investimento, la rivitalizzazione dei due poli, San Donà e Portogruaro. La delibera passerà ora in Commissione Sanità del Consiglio regionale per poi tornare in Giunta. Una volta riviste le schede sanitarie daremo il via in tempi brevi alla riqualificazione delle due strutture, promette Zaia, attraverso investimenti che non abbiamo ancora quantificato ma che assicuriamo per i prossimi anni per evitare la migrazione sanitaria. Con delle specializzazioni dove ci sono le professionalità per avviare investimenti per alte specializzazioni e poi comunque con due presidi ospedalieri che abbiano modo di dar servizi al territorio. Un esempio per tutti, il punto nascita. Il punto nascita con un primario a Portogruaro e il punto nascita con primario a San Donà. Nulla da fare invece per il polo di cardiochirurgia di Milano. Concederemo una proroga, ma alla fine quel polo andrà chiuso, spiega il governatore, per una questione di norme nazionali e di razionalizzazione di un'attività dove in Veneto ci sono eccellenze anche a Padova, Treviso e Vicenza. È una situazione contorta, i dati, i parametri nazionali ci dicono che sia Milano che Mestre sono sotto casistica, quindi hanno poca casistica e quindi non avrebbero modo di restare in piedi, questo mi dicono i tecnici. E questo perché siamo bravi a Mestre, siamo bravi a Milano, ma siamo bravi a Vicenza, a Treviso e a Padova. E cardiochirurgia è una disciplina molto particolare, per cui bisogna concentrare poi le forze. E dopo la polemica sulle grandi navi con Adriano Celentano, ora il botta e risposta è tra Luigi Brugnaro ed Elton John, che l'ha definito via Twitter un bigotto per la questione dei cosiddetti libri gender. E allora Brugnaro gli ha scritto: se ami tanto Venezia, tira fuori Sky. Caro Elton John, io non ho alcun problema con gli omosessuali. Il sindaco di Venezia è una persona libera e non ha paura delle sue offese. All'indomani delle dichiarazioni del cantante alla notizia apparsa sulla prima pagina del New York Times sulla decisione di Brugnaro di ritirare quelli che lui definisce i libri gender dalle scuole, è ormai scontro aperto tra i due sui social network. Il primo cittadino di Venezia non ci sta a essere definito omofobo, tantomeno bigotto, e sul suo profilo Twitter risponde a più riprese invitando addirittura il cantante a dare il suo contributo alla città. Caro ricco Elton John, si legge, lei che ama così tanto la mia città, oltre a comprarsi una casa, quali risorse ha mai offerto per salvare Venezia? E per concludere, caro Elton John e compari vari, la sfido a donare risorse vere per salvare Venezia. Passiamo ai fatti. Fora Iskei, Elton John. Nel frattempo sono stati molti a prendere le difese del primo cittadino, dal senatore Formigoni che lo definisce un ottimo sindaco a Giorgia Meloni che consiglia a Elton John di continuare a cantare.
Sul tema è poi intervenuto anche l'assessore al bilancio del comune di Venezia, Michele Zuin. Più famosi si è, scrive, e più grosse possono essere le offese al sindaco e le farneticazioni su Venezia e i veneziani. Elton John ha usato parole nei riguardi del primo cittadino da vergognarsi a pronunciare, continua Zuin. Tutti questi personaggi che dicono di voler tanto bene a Venezia in realtà la stanno usando nel modo più becero, offendendo le persone per bene e denigrando il lavoro che stanno facendo. Loro avranno la forza della popolarità, conclude, noi quella dei cittadini che ci hanno votato. E qui non c'è proprio paragone. E su un determinato ritorno alla censura sotto vari aspetti sentiamo il commento del nostro direttore Luigi Bacialli. Ci sembrava strano che i vescovi, in particolare il vescovo di Vittorio Veneto, avessero deciso di mettere la mordacchia agli alpini, cioè di censurarli. Sarebbe stata una notizia sconvolgente, perché sono censure degne del mincul pop, dei regimi autoritari come il fascismo, il comunismo, e infatti ci sembrava strano. Oggi questa notizia è stata ridimensionata perché non è l'iniziativa dei vescovi o della CEI, qualcuno l'aveva interpretata come una vendetta comunque nei confronti non degli alpini ma della Lega e di Salvini, che ovviamente subito ha reagito e ha risposto, ma è stata l'iniziativa di un francescano, cioè di un francescano dell'abbazia di Follina, Francesco Rigobello, che in questa messa dell'Assunta, dove c'era un gruppo degli alpini, in questa chiesetta proprio in cui si celebrava questa messa, ha detto: se volete recitare questa preghiera lo potete fare, ma togliendo il passaggio in cui si dice aiutaci a rendere forti le nostre armi per difendere la patria, la nostra bandiera, il nostro paese. Un'iniziativa che non vorremmo nemmeno definire, perché che un singolo religioso decida sua sponte di fare questo tipo di censura, di mettere il silenziatore alle penne nere, è qualcosa veramente di inverosimile. Quindi la notizia è stata ridimensionata, però appunto tira una brutta aria, perché ovviamente questo fatto è stato in qualche modo favorito dallo scontro che è in atto tra la Lega e la Chiesa sul problema dei profughi, e lì sono volate parole dall'una e dall'altra parte poco edificanti, perché che i vescovi diano dei piazzisti ai politici, che i politici a loro volta dicano che i vescovi non fanno abbastanza per l'immigrazione, insomma è qualcosa che non vorremmo vedere, insomma, no? Perché la Chiesa e lo Stato e la politica comunque dovrebbero andare d'accordo, o comunque insomma confrontarsi, ma non scontrarsi fino a questo punto. Però dicevo, tira una brutta aria, perché non abbiamo dato un bel esempio nel mondo con l'iniziativa del sindaco Brugnaro, sindaco di Venezia, di vietare una mostra fotografica di un fotografo che rappresentava le grandi navi e che in qualche modo difendeva la protesta di chi non vuole le grandi navi. Vietare una mostra fotografica, oltre alla storia poi dei libri gender all'interno delle scuole, che ha sollevato anche la vivace protesta di Elton John. Sulle grandi navi si era già espresso Adriano Celentano, che entra sempre a gamba tesa su qualsiasi argomento. Ma al di là di questo, è un momento in cui non pare ci sia molta tolleranza, no? Dall'una e dall'altra parte, mentre invece per le idee, per le opinioni degli altri dovrebbe sempre valere il detto volteriano, che purtroppo rimane un detto: io sono disposto a morire purché tu possa esprimere le tue opinioni. Siamo molto lontani da questo, evidentemente. Si torna a parlare della Valle Nari bis, i lavori proseguono nonostante le proteste. L'abbiamo visto la settimana scorsa, i comitati erano riusciti a ottenere una tregua, mentre dopo Ferragosto la comunicazione è stata proprio quella del proseguimento dei lavori. La nostra mobilitazione è stata varia, continuativa e partecipata, hanno spiegato alcuni dei protagonisti dei comitati cittadini e studenteschi. Ci è arrivata la notizia che non ci saranno ulteriori rinvii da parte dell'amministrazione, anzi siamo stati duramente attaccati dall'assessore Boraso, che ritiene opportuno trattare come un mero problema di ordine pubblico la
legittima richiesta di cittadini e cittadine di democrazia a confronto. Contrariamente a ciò che pensa l'assessore, concludono: a noi non interessano le poltrone, altri sono quelli che lucrano sulla pelle di tutti. E un centinaio di volontari hanno partecipato alle prove sulla sicurezza del tram tenutasi sul Ponte della Libertà questa mattina. Vediamo. Ultima prova superata per il tram nella tratta Mestre-Venezia. Le simulazioni di alcune situazioni di emergenza effettuate in mattinata su richiesta della Commissione Ministeriale per la Sicurezza sono tutte andate a buon fine. A bordo del siluro rosso sono saliti 120 volontari, compresi due disabili in carrozzina e una signora con passeggino. Le tre situazioni sono state quelle di un'interruzione proprio sulla cima del cavalcavia e poi il tram è sceso in folle fino al punto in cui non creava più un ostacolo alla circolazione. Un secondo intervento, una seconda prova di emergenza, la più delicata, è quella che ha riguardato il fermo del tram un po' prima dell'arrivo in Piazzale Roma, in corsia riservata, però con le macchine che arrivavano sia da destra che da sinistra. La cosa si è svolta del tutto positivamente. La terza prova con un fermo sul Ponte della Libertà, con la discesa totale di tutte le persone, compresi i due viaggiatori che sono in carrozzella. Tutti i partecipanti hanno espresso valutazioni positive. Soddisfatto il presidente di PMV Antonio Stefanelli, che ha ottenuto il risultato prefissato. La sicurezza, che nel caso di un inconveniente tecnico, di un incidente, di un'emergenza, la gente possa scendere in assoluta sicurezza ed essere trasportata nel punto più vicino per riprendere il suo cammino. Era l'ultimo scoglio necessario a superare la fase di preesercizio. Tra meno di due settimane si dovrebbe finalmente chiudere il cantiere di questa interminabile e contestatissima opera pubblica. La presenza della commissione ministeriale ci dà la garanzia che verranno espresse delle annotazioni positive per consentirci il 1° settembre di partire definitivamente. E sulla difficile convivenza tra il tram e le biciclette è il quesito di TG Linea Aperta che abbiamo pensato di proporvi. Potete dirci che cosa ne pensate anche a livello più generale del siluro rosso attraverso un sms, un'email, un fax o telefonandoci ai numeri e agli indirizzi che vedete scritti in sovraimpressione. A Jesolo hanno sfondato la vetrina di una gioielleria con l'auto e sono fuggiti con il bottino. Questa ad altre brevi notizie dai comuni del Veneziano. Jesolo, spaccata nella gioielleria di un centro commerciale. I ladri di notte hanno usato un'auto rubata poco prima come ariete per sfondare la vetrata, riuscendo ad arraffare alcuni gioielli e una cassaforte. Per raggiungere il negozio hanno utilizzato una rampa riservata ai disabili, poi hanno innestato la retromarcia e si sono scagliati contro la vetrata mandandola in frantumi. Ancora da quantificare il valore del bottino. Sul posto sono giunti i carabinieri, ma i criminali hanno fatto perdere le proprie tracce. Venezia. La polizia ha fermato due persone ritenute responsabili di almeno una delle rapine notturne avvenute nelle calli negli ultimi mesi. Si tratta di un 33enne e una 21enne a cui viene contestata la complicità in un'aggressione compiuta a luglio in zona San Polo, quando un 38enne è stato avvicinato con una scusa mentre rincasava e malmenato col tentativo di rubargli borsa e telefono. Lui però era riuscito a fuggire e anche grazie alla sua testimonianza gli agenti sono risaliti alla coppia. Il 33enne è stato arrestato mentre la ragazza vincolata all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dolo. Durante un controllo delle auto parcheggiate alla stazione di servizio di Arino, gli agenti della polizia stradale si sono soffermati su due veicoli senza assicurazione. Uno era condotto da un senegalese 44enne che nel prendere i documenti dal cruscotto ha lasciato intravedere della droga, quindi è scattata la perquisizione. Interrogato ha spiegato di essere con un connazionale che gli agenti hanno rintracciato poi nei bagni. Il complice 32enne è stato perquisito, aveva altra droga con sé, hashish, marijuana e anfetamine. Al momento dell'arresto ha tentato di fuggire spingendo due agenti, ma è stato fermato. Per lui una condanna a 2 anni di arresti domiciliari, mentre il connazionale ha l'obbligo di firma per 6 mesi. Paola Marini è la nuova direttrice delle gallerie dell'Accademia di Venezia, è stata nominata proprio oggi dal ministro dei beni culturali Franceschini, laureata in lettere e specializzata in storia dell'arte, ha diretto il Museo Biblioteca Archivio di Bassano del Grappa dal 1988 al 1993. E siamo ora allo sport. Con il basket è stata presentata ufficialmente la nuova o quasi Umana Reyer.
Abbiamo inserito al momento tre giocatori di grande qualità, quali il playmaker Mike Green, Josh Owens e Stefano Tonut, che vanno a implementare e incrementare in maniera importante, secondo me, la squadra, che ha delle ambizioni di far bene, di figurare bene, di far divertire e di far ancora innamorare di questo sport i nostri tifosi. Poche modifiche ma sostanziali. La nuova squadra maschile Oro Granata si è presentata alla stampa sul parquet del Palasport Taliercio. Molti volti sono già conosciuti da coach Recalcati, riconfermato, il neopresidente Casarin, ex direttore sportivo e 7 giocatori della precedente stagione. Abbiamo la squadra un po' rinnovata, pur avendo cambiato poco, però abbiamo cambiato direi in modo sostanziale in due ruoli importanti, il ruolo del playmaker e il ruolo del pivot. Lo scorso anno è stato un anno in cui abbiamo gettato le basi, in cui abbiamo assemblato una squadra totalmente nuova e l'intento era proprio quello di poter sfruttare il primo anno per avere delle indicazioni per l'anno successivo. Sfruttare lo scorso anno dunque per ottenere risultati ancor più eccezionali. Penso che sia importante riconfermare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, dico, arrivare in semifinale sarebbe una bella cosa del campionato, fare un po' meglio in Coppa Italia ovviamente, perché magari siamo arrivati l'anno scorso un po' impreparati e l'Europa ovviamente, se riuscire a passare il primo turno sarebbe già una gran cosa, l'importante è dare continuità a questo progetto. Tra le novità, Michael Bramos, greco protagonista con la maglia del Panathinaikos, reduce da un infortunio e per questo ancora in prova. Io sono reduce da un lungo infortunio che mi ha tenuto lontano dai campi di gioco per la scorsa stagione, però ormai sono 3-4 mesi che mi alleno con continuità e mi sento bene, mi sento al 100%. Si parlerà dei migranti e della censura della Chiesa alla preghiera dell'Alpino questa sera a Focus. In studio con il direttore Luigi Bacialli dalle 21.05 ci saranno Antonella Tocchetto, Leopoldo Bottero, Teresa D'Avanzo, Aurora Soranzo, Davide Meneghini. E come sempre potrete intervenire da casa inviando i vostri sms. Per questa edizione di TG Venezia Mestre è tutto, vi lasciamo proprio agli sms a cui ci avete risposto col TG Linea Aperta e vi auguro una buona serata, arrivederci.